Conoscere le realtà produttive da vicino e da vicino capirne appieno i bisogni, le prospettive, le aspettative e le criticità. È con questo obiettivo che Confindustria Salerno ha organizzato il secondo di una serie di incontri dal titolo Viaggio al centro dell'impresa, e lo ha fatto nel Vallo di Diano a Sant'Arsenio presso l'azienda RAF di Antonio Costa. Insieme agli imprenditori del territorio, al presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno, Gerardo Gambardella, all'imprenditore Antonio Costa e a Cono Federico della Banca Montepruno, sono state analizzate le esigenze e le criticità dell'imprenditoria salernitana. Questo è un progetto che abbiamo portato avanti come direttivo di Confindustria. Abbiamo deciso, anziché fare le riunioni di direttivo a Salerno nella sede di Confindustria, andare in giro nelle aree industriali per ascoltare i problemi, insomma, dei singoli imprenditori e delle aziende che hanno problemi, perché penso che i problemi li abbiano un poco tutti. Diciamo, il problema più grande è la burocrazia. Non è tanto nemmeno la parte finanziaria, ma la burocrazia. Perché? Perché i tempi si dilungano e il lavoro rimane fermo, rimane bloccato. Però ci sono insomma anche dei dati positivi che riguardano le aziende del territorio della provincia di Salerno, e questo è incoraggiante. Certo, sì. Non tante aziende, ma quelle aziende che sono rimaste, purtroppo rimaste dopo la recessione, sono aziende che hanno dei numeri abbastanza importanti. Siamo in quest'area industriale dove vogliamo un po' comprendere e approfondire quelle che sono effettivamente, come diceva lei, un po' le criticità. Stiamo riscontrando innanzitutto delle criticità di ordine proprio sia di carattere ambientale che anche di carattere urbanistico, o anche rispetto a delle informative che purtroppo non tutti possono conoscere. Allora stiamo portando la Confindustria, è uscita al palazzo di Salerno e sta andando nelle aziende a dire cosa fa e che cosa propone. Le piccole e medie imprese sono quelle che soffrono di più di questa burocrazia che purtroppo stanno sui territori. Il primo rapporto è quello con gli enti locali, a quello di dare più snello. Io la chiamo, le aziende devono avere, secondo me, una corsia preferenziale sugli enti locali, perché quanto più vengono attenzionate e snellite il sistema burocratico, sicuramente più le aziende possono concentrarsi al proprio sviluppo imprenditoriale, perché muovendo l'economia, muovendo le imprese, sicuramente tutto il tessuto del territorio ne avrà un vantaggio.